Sempre stanno rimanendo nella sezione mattoni, Sì. c'è una poesia su cui ci siamo focalizzati molto, che è Marco Polo, 32 anni dopo, sempre anche a proposito del discorso delle verità minime che hai fatto. Come si legge in nota, aveva riferimento alle città invisibili, dove c'è un Marco Polo moderno che nei giorni nostri, insomma, periodo della guerra in Iraq, torture nel carcere di Abu Ghraib, così è attonito in un mondo così violento. Ma soprattutto ci eravamo soffermati su un altro riferimento esplicito, che tu dici proprio: Calvino scriveva che La sfida al labirinto è un lavoro da cartografi. Allora, noi abbiamo azzardato, quindi ci direi se è sbagliato, che la tua poesia sia una poesia della sfida al labirinto, in questo senso. Nell'attimo dopo contiene una pluralità di tematiche, di immagini, soprattutto che danno del mondo, l'immagine, il ritratto di un mondo complesso, appunto, la complessità, la molteplicità. Se Calvino diceva che la letteratura deve, tracciare le mappe per aiutare, gli uomini, i lettori, a orientarsi in questo mondo, nelle tue poesie ci è sembrato evidente questa tendenza alla ricerca, questa tendenza a porsi in contatto con il mondo complesso, con il caos, se vogliamo, senza però illudersi, come dicevo anche prima, illudere di poter cambiare o di poter trovare la verità di questo mondo complesso, insomma. Si può dire che quindi il fine della poesia della sfida al labirinto, non sta nel giungere alla verità del reale, ma a una predisposizione, una tendenza alla ricerca, della realtà del materico, insomma, quella che poi ti fa scrivere in un'altra poesia comandamento, non perdere di vista nulla, un monito al lettore, oppure ti fa dire. Un'altra, il nostro dovere di uomini liberi è contare le finestre illuminate nel buio, un po' questo. Sì, questo che dice è molto vero, sì. Un lavoro da cartografi, appunto Calvino usa questa metafora o similitudine, appunto in questo saggio, La sfida al labirinto, che è un saggio molto importante che per me, insomma, lo lessi e mi colpì molto quel saggio. Io credo davvero che la poesia sia una forma di attenzione, una forma di grande attenzione al mondo, alle cose, a tutto ciò che esiste, e che da questa forma di attenzione, meraviglia, eccetera, nasca una domanda che inevitabilmente transita in chi legge. La poesia, se è grande, secondo me, pone delle domande, come tutta l'arte. L'arte pone delle domande, non dà semplicemente delle risposte, prova a azzardarle, prova a ipotizzarle, ma delle risposte non le dà, definitive. Dunque, sì, il nostro dovere di uomini liberi è di essere attenti, questo sì, di essere attenti. A me interessano sempre i poeti che hanno uno sguardo molto preciso sulle cose. E appunto, si diceva Montale prima, Montale è un poeta che appunto coniuga questa attenzione, precisione di sguardo con una serie di altre cose, traduce questa precisione di sguardo in una precisione di linguaggio no? E anche di sintassi molto, molto alta, insomma, così come Vittorio Sereni, per esempio, che è un altro poeta che io amo molto. Sì, l'attenzione e le mappe, la complessità. Io credo sì che la poesia possa fare anche questo, cioè fornire una specie di mappa di quello che siamo, diciamo così. E la cosa interessante è che la poesia a volte, secondo me, riesce a fornire delle mappe apparentemente illeggibili, cioè fornisce queste mappe
che uno magari dice, beh, ma cosa c'entra tutto ciò con il nostro tempo, la nostra epoca, il nostro momento storico? Che cosa testimonia tutto ciò? Sembra un'evasione, no? Invece se uno le guarda in maniera obliqua o a una certa distanza o con una certa attenzione, si accorge che in realtà queste mappe, come se ci fosse quasi una specie di disegno segreto da decifrare, ma nel segreto non in senso esoterico, ma magari nascosto, in realtà queste mappe parlano di noi, parlano del nostro tempo, parlano della nostra epoca. Io sono convinto che molto spesso delle poesie che non parlano direttamente di un evento, come per esempio questo dell'Iraq, che io invece ho voluto nominare in modo diretto, ma molto spesso poesie che non parlano direttamente di certi eventi o di certi periodi storici in realtà possano rivelare, raccontare questi eventi, questo periodo storico meglio di altri testi che invece li affrontano in maniera diretta. Questo somiglia un po' a quello che diceva Fortini quando diceva state attenti che molto spesso dentro la poesia, dentro l'arte, esiste un potere di negazione che sfugge persino a chi scrive, sfugge persino al poeta che scrive. Un poeta può scrivere di cose assolutamente banali, eppure dar luogo, dar vita ad un testo, ad un libro che ha in sé un potere di negazione altissimo, e un potere di contestazione anche se non sembra, anche se non appare. Io a questa cosa credo molto. E poi Fortini per esempio ammoniva a non schiacciare uno sopra l'altro i piani dell'agire politico della letteratura. Ammoniva, state attenti, diceva, perché il piano della letteratura di per sé non cambierà mai nulla. Non sono piani complanari, sono piani distanti, che si rispondono certamente, però sono piani distanti. Ecco, quello che io tento di fare anche, credo, è di contare le finestre, cioè di testimoniare nella maniera, quello che posso e so, insomma, di testimoniare anche il nostro tempo e farlo, per esempio, dando la parola e lo sguardo a un io che è dislocato, precario, in fuga, senza riferimenti definiti e determinati una volta per tutte, forse risponde al nostro tempo, no? Al tempo che stiamo tutti vivendo, forse risponde anche a questo tempo, no? Alla cosiddetta modernità liquida, come dice Bauman, che è un sociologo che a me interessa molto. Quindi sì, credo che e spero che la poesia possa essere anche una sorta di mappatura, di testimonianza del nostro tempo e della nostra epoca, seppure per vie oblique, per vie non dirette, questo sì.